Live. Sometimes I. Scusate, a volte sono distratto perché il mio gatto arriva all'improvviso e con la zampa mi fa così e sembra uno che è entrato e dico. Ma no, stavo dicendo, Daniel, la Zagabria, com'è la situazione? Ma sta migliorando. Poi no, noi non abbiamo avuto un lockdown così duro come in Italia, Slovenia, altri paesi. E ora piano piano le cose si stanno aprendo. Io sono stato a un festival di libro ieri, altro ieri. Persone ci sono, e come diceva Davide, c'è proprio una fame per qualsiasi evento, qualsiasi piccolo concerto, qualsiasi cosa dove gente può arrivare, mettersi insieme, parlare, scambiare idee, parole. Proprio c'è una mancanza di questo. Però ci sono già i turisti, parecchi. Già da venerdì, ho visto, io sono tornato stamattina, molto meno, però venerdì c'era tanta gente sulla strada. Senti Davide, Daniel parla un italiano pazzesco, cioè vorrei parlare io un italiano come parla lui, perché prima stavo Ma lo dicendo, ma vorremmo parlare, penso almeno italiano. 40 milioni, 40 milioni di cittadini vorrebbero parlare l'italiano che parla Daniel. Su questo posso, ve lo do per certo. Ma sai comunque quanti amici? Avevo letto uno studio tanti anni fa, di mestiere giocavo a ping pong, lo dichiaro, lo dico sempre, cioè, di mestiere I was a table tennis player, Dan, professional. E c'era un allenatore croato molto noto che parlava 50 lingue, ok? E poi quando mi allenavo ogni tanto con la nazionale croata, cioè, il momento era la Jugoslavia ai tempi, cioè tutti che parlavano un sacco di lingue, dicevo, ma come fanno questi qua a parlare tutte queste lingue? Avevo letto uno studio che siete particolarmente portati per l'apprendimento delle lingue, non so se sia vero o meno. Ma io direi anche una questione di, soprattutto anche per generazione mia, che cioè, abiti in un paese abbastanza piccolo e poi pochissime persone parlano croato. C'era sempre fissazione con inglese, con cultura americana, e poi magari sì, riesci anche a imparare un'altra lingua o due. Io ho avuto questa fortuna di stare in Italia, a Montepulciano, per quasi 5 anni, in Toscana, e ho imparato italiano là, non lo parlavo prima. Ma direi più una cosa che queste nazioni più piccole, dove, cioè, non ci sono persone tante che parlano croato fuori da Croazia, sei anche un po' costretto. Poi per giovani di oggi mi sembra che ormai crescono quasi con due lingue. Con internet ormai ho visto che per loro l'inglese è diventato quasi come lingua loro. Una seconda lingua. Io invece da quando mi sono trasferito in Inghilterra non so più parlare italiano e parlo un inglese di merda. E quindi non ho più una lingua, sono. È Mi sono perso. l'esperanto, ti rimane l'esperanto. Esatto, Davide. E voi come vi siete conosciuti, Davide? A parte, scusa, posso dire una roba? Sono un amante di sfondi. Da quando faccio tutte le chiacchierate sempre con qualcuno con uno sfondo dietro, guardo sempre lo sfondo. E tu hai uno sfondo. E hai lo sfondo che io sogno, Davide, capito? È proprio. No, dice, che mestiere fa? Metti che uno non ti conosca, tac, dici questo qua ha qualcosa con la musica che fa. Ho i miei tool, così se mi nervosisco posso fare tutto quello che devo fare, quindi non c'è problema. Io faccio la colonna sonora da solo, me la suono e Esatto. me la E canto, che è la frase perfetta. come vi siete conosciuti voi due? Così, esattamente, guarda come ci siamo visti adesso. Per me Daniel ha una forma rettangolare, cioè, ma proprio anche, non credo che abbia un sotto. Credo che finisca lì a mezzo busto, perché da quando lo conosco l'ho sempre solo visto fin qui. No, ci siamo conosciuti nell'ottica di fare questa piccola composizione tra musica, matematica, immagini. E io ho visto il lavoro di Daniel e mi sono completamente innamorato, perché fa delle cose meravigliose. Poi anche una questione di affinità. Io credo che il bello dell'arte, qualunque arte sia, il fatto che a qualcuno comunica di più rispetto ad altri, no? Esattamente come noi musicisti, ci sono canzoni e cantanti di cui non ce ne frega niente, ma altri per cui diventa indispensabile sapere che cosa fanno, perché li senti veramente vicini. L'arte è uno strumento che ha un grado di empatia altissima, molto di più dell'artista, in realtà, quando parla, tanto
tante volte la storia ha dimostrato questo, ma il lavoro di Daniel è bellissimo, l'ho sentito veramente tanto vicino a me, quindi per me è un privilegio, è un grande piacere. E poi ci raccontiamo insomma quello su cui abbiamo giocato. Ma questo gioco, diciamo, basato su un NFT che mette insieme musica e arte, adesso la semplifico, è un'idea che è venuta da entrambi o sei tu che sei partito, Davide, con l'idea e hai detto, ma potremmo fare questo e volevi avere un artista che facesse la parte artistica, com'è nato? Allora, siamo stati messi insieme, siamo un ibrido di laboratorio, però credo molto ben riuscito. Siamo stati accoppiati geneticamente. È successo che con i ragazzi di Genuino abbiamo incominciato, che si occupano di blockchain, quindi lavorano sul rendere uniche le cose. Quindi adesso andremo a parlare di questi NFT. Abbiamo incominciato a pensare di fare un lavoro diverso. In Italia, naturalmente, c'è ancora pochissimo questa cultura a livello mainstream dell'NFT e in generale dell'arte e della musica, nel mio caso specifico, e delle immagini come valore proprio del possesso. E abbiamo cominciato a pensare a qualcosa. L'NFT è stato usato tantissimo, penso per esempio per le immagini delle schiacciate dell'NBA, insomma, per certificare qualcosa che già esisteva. La piccola sfida che ci siamo presi in carico è stata quella invece di comporre qualcosa apposta che avesse un significato, che avesse un senso esattamente per essere quello che deve essere. Quindi musica è arte e in quanto arte ha un valore. E qui si chiude il cerchio dell'NFT. E Daniel, invece, lato tuo, aggiungo che Daniel, quando vuoi possiamo switchare in inglese. I wanna gana, I'm ready for English whenever you want. Yes, we do. Yes. Ok, sì, vabbè, Davide ha spiegato benissimo come è nata questa collaborazione. Poi, per me, è stato bellissimo lavorare con Davide. Io conoscevo non benissimo il lavoro di Subsonica, poi l'ho scoperto di nuovo e di più quando è stato proposto questo progetto. E poi la idea di forma di questo progetto, questa forma, diciamo, matematica, non so se posso dirlo così, Assolutamente. Davide, è stata un'idea di Davide. Io non sono un musicista, io non posso leggere musica, non suono nessun strumento. Per me la musica la percepisco su un livello emotivo e basta, cioè neanche su un livello intellettuale. Non posso fare grande analisi della musica, però per me era sempre molto importante in tutte le fasi della mia vita. E poi, quando sono venuto negli Stati Uniti, dove ho vissuto per tanti anni, sono stato esposto direttamente al processo creativo della mia prima moglie era musicista, sassofonista, e così era un testimone di tante prove di questi momenti, di proprio come un gruppo di musicisti sta creando una canzone o qualcosa. È stata un'esperienza bellissima. E là ho iniziato a pensare come si potrebbe riunire, mettere insieme in modo più diretto l'arte visuale, la pittura e la musica, ma non come spesso succede che l'arte o illustrazioni sono proiettate come un sfondo per la musica, ma proprio Background della allo canzone. stesso livello, dove si riuniscono in modo più diretto. Così c'era questo esperimento al vivo, di pittura al vivo con musica al vivo. E questo ultimo progetto che abbiamo fatto Davide e io insieme è stata, mi sembra, è un altro modo, è un'altra forma per me, completamente nuova, di provare a creare una cosa insieme con musica e arte, e poi anche con una tecnologia completamente nuova che sta aprendo alcune porte che finora non esistevano e modi di creare e di disegnare che non esistevano per me. Io sono forse 3 anni che lavoro anche in digitale, cioè sto disegnando in digitale. Prima di quello non l'ho fatto mai, poi volevo imparare questa nuova tecnica anche perché mi permette tante cose che non posso fare con altri mezzi. E così questa esperienza alla fine, o questo progetto,
Io devo dire che sono molto molto contento con il risultato, anche se, vabbè, è una opinione mia soggettiva, però mi sembra che abbiamo fatto una cosa molto molto interessante. Abbiamo trovato una chiave, come mettere queste due forme insieme e credo si può ancora approfondire, cioè si può andare ancora più avanti. Io questo vedo come un inizio e spero che solo un inizio, anche per poi creare anche altri progetti in questo modo. L'avete già, anzi, prima di approfondire questo, volevo dire una cosa, visto che dicevi, non conoscevi nel dettaglio il lavoro su Sonica. Io ti dico solo questo, per darti una percezione di, io ho 48 anni, 49 anni, per me, io mi ricordo quando i Subsonica, io avevo magari 18, adesso non mi ricordo quando fosse, se tu volevi essere figo, dicevi, io ascolto i Subsonica. E subito dicevo, ah, allora, cioè, questo è uno, capito? Quando uscivi con una tipicamente, che musica ascolta? Ma io, guarda, Subsonica, stavo pensando al concerto, così, no? E era la carta proprio, perché, come avete fatto, Davide, a essere così, non so, così cool, così, e penso che non sia solo la mia opinione, e non te lo dico perché sei qui, è così, un dato di fatto abbastanza inoppugnabile. Guarda, io allora, come abbiamo fatto, non lo c'è, cioè, lo so e mi ricordo anche tutto, però è stato un viaggio molto naturale. Io non, è una cosa anche quando incontro magari qualche ragazzo, qualche musicista più giovane di me, l'unica roba da fratello maggiore che posso fare è quello veramente di passargli il racconto di questi 20 anni abbondanti. Perché lì dentro c'è tutta la storia. Allora, nella musica e nell'arte bacchette magiche non ce ne sono. Puoi avere un grande talento, non combinare niente, o fare anche con un grande talento cose mediocri, perché può succedere quello. È un'alchimia per cui sai più o meno che gli ingredienti sono talento, fortuna, intuizione, però nessuno capisce, non c'è il crogiuolo in cui metti tutto e naturalmente esce il successo, che peraltro è anche molto diverso dalla popolarità, perché questa è una roba che, per esempio, noi abbiamo sempre avuto quando eravamo più giovani. Noi siamo diventati Subsonica perché semplicemente volevamo fare, innanzitutto avevamo l'urgenza di farlo, volevamo fare i musicisti, volevamo suonare tutta la vita, stare con i piedi sul palco, volevamo fare la musica che piaceva a noi, la musica che andavamo a ballare. Erano gli anni 90, erano gli anni in cui l'elettronica stava diventando mainstream, no? Stava sostituendo il rock, l'ultima fetta di rock, no? Che era quella del grunge. Stavano arrivando i dischi dei Prodigy, i dischi dei Chemical, Fatboy Slim con i suoi campionatori. Si stava cambiando il paradigma della musica e noi eravamo in piena botta da quella cosa lì. Poi, abitando a Torino, Torino è stato più o meno la porta d'ingresso in Italia di quel suono europeo. Era proprio come un cancello col ponte levatoio abbassato prima di tutti gli altri. Quindi abbiamo visto un sacco di concerti, un sacco di ispirazione. Era anche questa è alchimia. Siamo nati in un momento bello in cui c'era un tipo di energia speciale, in una città speciale che l'ha accolta tutta e abbiamo saputo metterla a frutto. E abbiamo lavorato con grande tranquillità. Noi abbiamo sempre lavorato giorno per giorno, insomma, guardati indietro, abbiamo sempre cercato di fare la musica migliore che potevamo fare. Mi auguro sia venuto molto bene tante volte, qualche volta sarà venuta una cacata, ma questo mi sembra, come dire, un dato oggettivo, non si può prescindere da questo. Però, per esempio, il discorso della popolarità è molto importante. Adesso i ragazzi, tanti di quelli che fanno musica, lo fanno per diventare popolari. Che non vuol dire avere successo. Il successo è riuscire a vivere con quello che ami, ok? Noi siamo persone di successo perché io ho 46 anni, nella vita cosa fai? Io faccio ancora il musicista perché mi piace, perché voglio farlo. Quindi è un grande successo. Poi che non mi riconoscano tutti per strada, questo non è che cambia tanto. Frega, Voglio dire, assolutamente. quella è un'onda che conosciamo. Vai, viene, non è un problema. Tanti invece tagliano questa parte qua, quindi faccio musica, divento famoso. Invece dovrebbe essere faccio musica, vivo di musica, quindi sono una persona di successo. A volte il corollario è che posso essere anche famoso. Chiaro. Hai citato Fatboy Slim che abita a Brighton, dove sono io, qua in UK, e l'altro giorno dicevo, sarebbe interessante intervistare Fatboy Slim. Allora stavo cercando di capire come contattarlo e ho incontrato un amico che ha detto, ma guarda, Fatboy Slim c'ha il suo ristorantino
e ti serve lui al tavolo. Vai al ristorante, vai al bar E e glielo chiedi. arriva Fatboy Slim che ti dice cosa vuoi, il sandwich. E allora uno di questi giorni voleva andare lì a ordinare e poi dire Vai, scusa. ti prego, vai, 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 vai. Che meraviglia. Lui è pazzo furioso così. Guarda, lui ha Invece. fatto una cosa, scusate, ha fatto una cosa meravigliosa, perché lui è stato tra i primi, o comunque uno di quelli più popolari, a sdoganare tutto un futuro ipotetico, perché lui non sa suonare, almeno ha detto nelle sue interviste, che non sa suonare neanche una nota, però ha fatto della grande musica con la musica degli altri. Questo vuol dire che quello che diceva Daniel prima, la tecnologia è davvero solo uno strumento meraviglioso. Quindi lui con i campionatori, campionando gli altri dischi, ha messo insieme un lavoro fantastico. Esattamente come la grafica, la tecnologia aiuta. Certo che adesso tutti possiamo fare un disco in casa, il che non vuol dire che tutti i dischi saranno belli, ma se tu hai talento, se tu hai un'arte, anche se non hai la pratica, la manualità per farla, però l'idea la puoi portare a casa. Questo è bellissimo. Sì, e nell'arte, Daniel, è la stessa cosa adesso con, diciamo, tutti gli strumenti digitali che ci sono. Non so neanche che strumenti si usino, diciamo, il Pro Tools dell'arte, non so quale sia. Ma il grande passo era questa tavoletta grafica che praticamente è come un schermo e tu disegni direttamente su quello. Non è, allora non disegni su un pezzo di carta, disegni su questo schermo. E questo è diventato un attrezzo che ormai usano tanti, tanti disegnatori e mi sembra che anche, non mi sembra, è vero che sta arrivando una nuova generazione di disegnatori che praticamente hanno imparato a disegnare su quello, non sulla carta. Infatti, l'altro giorno ho avuto un'altra intervista dove si proprio parlava di questa differenza tra lavorare su una cosa, una materia, e a lavorare in digitale. Cioè, ci sono alcuni che credono che se non hai mai imparato a lavorare sulla tela con i materiali tradizionali, sicuramente perdi qualcosa. Io non sono completamente d'accordo, cioè se tu non hai mai lavorato sulla carta, non ti può mancare la carta, cioè non hai mai conosciuto questo mezzo. Io l'ho conosciuto per forza, perché noi, e poi non è una questione di qualità, io non dico che questo è meglio di questo o di quell'altro, sono strumenti diversi, con uno fai una cosa, con un altro fai quell'altra. Io sono cresciuto disegnando su una cosa che è un pezzo di carta o tela, cioè io ho fatto proprio una accademia tradizionale, accademia di belle arti, dove si studiavano le tecniche di pittura con olio, fresco, eccetera. E infatti non credo che per questa esperienza io posso capire più di un ragazzo che forse tra 20 anni lavorerà solamente su digitale. Lui probabilmente scoprirà altre cose che io non, cioè dove io non arriverò. Ma già in questi ultimi anni lavorando, perché io comunque lavoro su tutti e due, con tutti e due, tutte le due cose, sto sempre tornando su lavoro sulla carta. Credo che lavorando in digitale ho scoperto anche alcune possibilità e quando scopri queste possibilità ti vengono anche le idee nuove, idee diverse. Come ho detto prima, ti si aprono alcune porte che finora erano chiuse. E questo è molto bello. Cioè, per questo è importante sempre continuare a imparare le cose, è un processo che non finisce mai. Assolutamente. Una domanda, tornando al tema dell'NFT. Domanda, l'avete già droppato, come si dice in gergo? L'avete già rilasciato l'NFT o gli NFT? Abbiamo cominciato a droppare di brutto, droppando il manifesto, che è anche, c'è anche una versione fisica in cassetta, quindi fa molto ridere perché abbiamo unito, come dire, l'iper digitale e l'analogico più puro, quindi ancora il lis, come si dice, del nastro, e abbiamo droppato una immagine e adesso piano piano rilasceremo le restanti. Ok, Quindi e andiamo, lì come dire, le centelliniamo, facciamo un racconto, un percorso. lì, lì
Dove si possono comprare questi NFT? Sugli OpenSea, i vari No, market? Dove ci può. esatto, si possono comprare solamente su makerplace.com/busta, in cui c'è la pagina dove ci sono gli NFT. Si possono comprare naturalmente in criptovaluta o anche in carta di credito. E se in realtà nessuno, o meglio, se qualcuno non è pratico di NFT, può andare sul sito di Genuino, dove c'è tutto il racconto, come dire, proof for dummies, come me. Quindi ho dovuto imparare tutto. Sono andato anch'io sul sito di Genuino a imparare le cose da dire, però Genuino World, genuino.world. Genuino, giusto per capirci, è la piattaforma che ha in sostanza digitalizzato, NFTizzato il vostro lavoro, ecco, per dirla brutta. Corretto, corretto. Scusami, volevo vedere così, ve lo facevo vedere anche, makerplace.com. Slash busta. Esatto. Makerplace.com, boh, non lo raggiungo. Aspetta, adesso cerco di recuperarlo. Domanda, ma di solito ho visto un po' di artisti fare degli esperimenti con gli NFT, sia musicisti e sia artisti. E spesso, a mio parere, hanno fatto l'errore di dire: noi prendiamo un'opera analogica, la fotografiamo e la sbattiamo dentro come NFT. Oppure prendiamo se vogliamo fare un lavoro insieme, come dicevi tu, Daniel, prima, prendiamo un brano, sotto gli mettiamo un'immaginetta che fa un po' di movimento e a quel punto quello lì diventa l'NFT. Che visto dall'esterno mi sembra una cosa un po', come dire, riciclare un'idea molto vecchia per andare su un mondo nuovo, dove invece probabilmente devi fare nativamente, ecco, qualche cosa, che mi sembra esattamente la direzione che avete preso voi. E se tu dovessi dire quali sono, ecco, le differenze principali rispetto agli altri NFT, ho visto anche, non so, i Kings of Leon che hanno rilasciato, credo, qualcosa in NFT, insomma, ho visto alcuni artisti rilasciare qualche cosa, o brano misto arte, però sempre un po' così, mi sono sempre sembrati dei mondi un po' distanti, ecco, questa è stata la sensazione. Non so chi la vuol prendere questa. Davide, È una domanda sì, del capo, io puoi dirla. no, io sono assolutamente d'accordo con te. Anche lì, come dicevamo prima, ognuno poi fa quello che vuole. D'altronde, anche questo è uno strumento per un nuovo tipo magari di racconto. Quindi sì, è un pochino un peccato forse che questo tipo di racconto sia solamente, come dire, mutuare o trasformare quello che è già stato e farlo diventare altro. Non posso giudicare il lavoro degli altri perché non ero nella loro testa, so quello che abbiamo fatto noi. Come ci siamo detti prima, nell'idea di fare qualcosa che andasse su questo tipo di piattaforma, con questo tipo di sistema, con questa modalità, ha significato mettersi nell'ottica di creare una cosa nuova per un È posto nuovo. questo? Ho Esatto, preso giusto. assolutamente questo. Sì, e per noi è stato molto importante questo perché ti permette di lavorare in maniera diversa, quindi guardi che cosa succede. È come volere. È come andare con le ciabattine, con le hawaiane, secondo me, al Polo Nord, se tu arrivi con una roba che c'era già. Non ha tanto senso. Ha senso, come dire, essere contestuale a quello che fai, perché è anche una bella sfida per l'artista. Ok, qui si vendono le opere, che sono opere, sì, c'è la musica, ci sono le opere di grafica, sono in digitale, tutto. Come facciamo a mettere questo? E poi soprattutto, oltre al drop vero e proprio, come ci arriviamo? Quindi la parte bella è stata anche nel racconto, nell'inventare, nel creare, nello studiare una formula che potesse essere affascinante per un mondo nuovo e rappresentarsi, diciamo, col vestito migliore per l'occasione. E noi abbiamo provato a fare questo ragionamento qua, perché è l'unico che ha senso, secondo noi. La cosa che a me piace moltissimo di questo mondo degli NFT, sia per gli artisti vale, ma anche per, ad esempio, il cosiddetto creator economy, content creators, persone che lavorano, insomma, con la propria creatività online, è proprio la possibilità di creare un oggetto digitale unico, che tu sai che è realmente unico e che non è che domattina ne trovi un altro uguale, e poi anche il fatto, ad esempio, delle royalties successive,
è un qualche cosa che può garantire, no? Un artista di dire, ok, nel momento in cui l'NFT poi viene rivenduto, non sono tagliato fuori da tutto quello che succede, ma sono parte di questo processo. E questo mi sembra interessante, ecco. Sai che cos'è molto bello di questo discorso appunto delle royalties, del fatto di continuare a seguire la filiera e il viaggio che fa l'opera? È il fatto che tu non la stai vendendo, tu la stai, come dire, affidando da artista. Certo, è in vendita, ma non è una vendita per cui prendo, faccio e dispo. È come se tu dessi quello che stai facendo in cura a qualcuno. Prenditi cura di quello che ti sto dando. E guardiamo insieme che viaggio riusciamo a fare con l'opera. Questo è molto bello. Sì, infatti mi sembra anche per una opera d'arte forse un destino più giusto, cioè viaggiare così invece di rimanere chiuso dentro un spazio di qualcuno per sempre. Cioè in questo modo almeno sembra che è una vita che continua. Assolutamente, no, ed è anche giusto, cioè, ma perché se uno è un artista che fa un'opera poi basta, sparisce e diciamo anche la parte economica e i guadagni sono di altri e non sono tuoi, cioè è tuo, il pezzo è tuo, l'opera d'arte è tua e quindi è giusto, però fino ad oggi era complicato, ecco, il digitale era complesso e replicabile, clonabile, cioè, insomma, e quindi era molto complesso. La parte NFT apre questo mondo nuovo. Oggi, secondo me, c'è ancora molta confusione o alcuni sono diffidenti perché, come al solito, arriva solo la moda all'inizio. Allora dici, ah, Bibo l'ha venduto per un triliardo, wow, vabbè, ma come dire, bravo lui, però chi se ne frega, no? Non è quello, può essere applicato in tanti settori. Io ci stavo pensando, ad esempio, per un libro. Sarebbe carino fare un libro in NFT. Dove a quel punto tu hai un oggetto che poi continua, no? E magari se uno lo rivende come rivendi il libro usato, hai la tua royalty che va avanti nel tempo, ecco. Non lo so, ecco, senz'altro ci sono un sacco di soluzioni o di idee che verranno fuori. Per quello che riguarda la musica è stato molto importante, cioè è stato importante, potrebbe essere un argomento importante a fronte della polverizzazione del valore del disco, che è un peccato perché lo streaming ha avuto dei grandissimi vantaggi, perché per esempio a uno come me che ama la musica ha permesso di ascoltare tutta la musica del mondo, ma a me da musicista non mi permette un'economia sostenibile. E non dico solo in questioni economiche, perché ho su ogni ascolto che fai sulla piattaforma premium la tua canzone cuba 0,00021 centesimi. Più o meno Wow. le cifre sono queste. Però detto questo cosa fa? Toglie la fetta economica dei dischi venduti, quindi l'artista l'unico modo che ha è fare i live. Però a quel punto i live, che comunque hanno anche loro una filiera lunga, diventano live molto costosi, perché devi Certo. recuperare, quindi di colpo diventa ipertrofico da una parte, dopato, c'è cioè proprio lo steroide del live, svuotando l'altro, quindi è tutto molto disequilibrato. Il fatto di riuscire a dare con uno strumento che può essere questo, per esempio, il valore alle cose, poi peraltro ti permette una cosa bellissima, però allora così vuol dire che tu questa cosa me la fai pagare tanto. Allora, sì, innanzitutto perché la bellezza, posto che vi piaccia quello che facciamo, va pagata. Come tutto, io vado a mangiare in un posto molto buono, non vado dal cuoco, però tu hai il tuo dovere nutrirmi. Sì, però il conto magari pagalo. Ma al di là del fatto solo economico, creare un'economia intorno all'artista, quindi non attraverso le case discografiche, significa anche che poi l'artista può regalare le cose, perché ha le economie per farlo. A quel punto c'è di nuovo anche il valore del dono, del regalo, quindi questo sì, lo paghi, ma io con questo che hai pagato, perché è giusto che sia pagato per papà, tutti i motivi che sappiamo, mi permette di fare il concerto gratis, le cose, cioè ti permette di alimentare un circuito differente e non essere sempre in balia, ti permette una libertà molto più ampia. E se sei un artista che ha a cuore il mestiere che fa, lo restituisce sicuramente. Sì. Non è una Anche questione di arricchirsi. perché il business delle piattaforme, che sia Spotify o Apple, YouTube, qualunque piattaforma,
l'interesse della piattaforma non è l'artista, non è il creatore dei contenuti, non è il musicista, sono i propri utili. La piattaforma è in mezzo tra te e gli utenti e lentamente ti disintermedia. Più persone, più artisti ho e più tu artista diventi irrilevante perché ti rimpiazzo con un altro, no? E quindi di fatto è un meccanismo che fino ad oggi è stato totalmente sbilanciato, no? E, E sì, non premia chi crea assolutamente. realmente poi il contenuto, che è il E valore. diventa anche più bidimensionale, perché poi sei molto più distratto. Ha cambiato la grammatica nella musica. L'avvento dello streaming ha cambiato la grammatica musicale, perché adesso, se tu vuoi far ascoltare musica più velocemente e farla arrivare a più gente possibile, magari parti subito col ritornello. Ha cambiato proprio la grammatica, la scrittura delle canzoni. Devi partire subito forte, perché sennò dopo un secondo col pollice parto e faccio swipe e vado avanti. E questo non è necessariamente un bene, perché l'ascolto diventa più dimensionale, sei più distratto, non è più urgente, non è più importante quello che ascolti, ma ascoltare qualcosa. E sono due cose diverse. C'era nei commenti, Valentina, grazie per il memo, dice chi acquisterà una composizione potrà anche accedere al live di Boost e Daniel, chi acquista Illustration la riceverà fisica a casa. Confermate? Noi confermiamo, assolutamente. No, confermiamo, perché questo è quello che ci dicevamo prima. L'acquisto poi ti permette di fare le cose belle e di regalarle. Allora poi sì, puoi fare veramente quello che vuoi, perché abbiamo le economie per farle. Perché uno dà per scontato tutto, ma adesso so che sembra stupido dirlo, fare la musica ha dei costi. Io sono nel mio Certo. studio, questo studio non l'ho rubato, non è caduto dal camion, come si diceva una volta. Me lo sono comprato piano piano in tutti questi anni, ne ho cura, ho amore, cerco di usarlo il meglio possibile, di fare le cose più fighe possibile con la roba che ho. È bello, cioè, io non mi sto entusiasmando, ma io da acquirente, anche quando compro, sono felice di possedere qualcosa, perché l'ho scelto, perché non mi appare con banner o senza banner su un telefono, non faccio swipe e tutto, me lo sto comprando, sto facendo una scelta. È un Sì. modo di identificarsi, di esserci. Daniel Giacomo Bai su Facebook ti aspetta la settimana prossima allo spettacolo a Montepulciano. È vero o è fake news? Torna a casa, torna a casa. No, è vero, è vero. Faremo una cosa, diciamo, abbastanza piccola, sì, però. Come detto Davide, per me Montepulciano è un'altra casa, è un posto molto molto importante per me. Ho tanti amici là, potrei dire che in un certo senso mi ha salvato la vita, perché là ho trovato le cose in un momento di una grande crisi, che per me, cioè, non potrò dimenticarle mai. Così anche è bello questo, perché sarà il primo viaggio là dopo più di un anno. Ah, ovviamente ci saranno tutte le bottiglie davanti, una Bottiglie schiera ci di saranno, bottiglie. questo è sicuro. Montepulciano, cioè è un posto, insomma, vabbè, meraviglioso. In chat, scusami, Davide, ti chiedevano se secondo te, salto da un tema all'altro, però è collegato e non possiamo esimerci dal tema Subsonica. Ti chiedevano se uno stile come quello dei Subsonica, se partissi oggi da zero, sperimentale, diverso, secondo te funzionerebbe, oppure oggi siamo in un'altra galassia musicale, quindi è qualcosa che ha funzionato in quel momento? Non ne ho idea, posso fare due riflessioni velocissime. Il primo è che la musica è il termometro della società, quindi è proprio il suono, è la colonna sonora del tempo che stai vivendo. L'abbiamo visto succedere col rock, col flower power, con l'elettronica, con l'italo disco negli anni 80, il rock di nuovo negli anni 90, la musica pop, cioè la trap, il rap, ogni società vive i propri anni con la propria colonna sonora. Negli anni 90 noi siamo stati la colonna sonora, lo siamo ancora adesso per tanti, e di questo sono grato, quindi non siamo solamente dei dinosauri da museo. Anzi, su questo devo dire, gonfio anche un po' il petto, devo dire che sul palco i ragazzi ne sanno ancora. Però non lo so proprio, perché se
ci affidiamo a questo adagio che è stata un'alchimia quello che è successo. Non lo so se potrebbe funzionare adesso, però credo di sì, per il semplice fatto che adesso ancora succedono cose. Ma Perché scusami, prego. Davide, se tu partissi oggi, hai 18 anni, 19 anni, parti oggi, che cosa faresti di diverso rispetto a quello che hai fatto all'inizio o rifaresti esattamente lo stesso percorso? Sarei obbligato a fare tutto diverso perché non c'è più quello che c'era negli anni 90. Non ci sono più, o meglio, ci sono ancora le etichette, per esempio, che ti fanno fare i primi dischi, però noi abbiamo avuto la fortuna, il primo anno, in 18 mesi dall'uscita del primo disco, facemmo 260 concerti, il che voleva significare 260 piccoli club in cui suonare. Adesso credo che 260 piccoli club in Italia non ci siano più per suonare. Quindi è cambiato tutto, non lo so. So che è importante, so. Io l'unica cosa che so, basata sulla mia esperienza, è che se siamo diventati quello che siamo, è perché abbiamo seminato su ogni palco che abbiamo passato in Italia, li abbiamo passati tutti, da Bolzano a Mazara del Vallo, l'Italia l'abbiamo girata in lungo e in largo sempre, ed è stato, devo dire, una delle parti più belle del viaggio. È stato ripassare negli stessi posti a distanza di mesi e anni e vedere la prima volta erano 20, la seconda volta erano 200, poi sono diventati 2000, poi sono diventati 20.000. Vedere crescere questo vuol dire che solo il passaparola funziona. Su quello, ecco, su quello è un consiglio che posso dare sempre. Il passaparola non è solamente quante pubblicizzate fai su Facebook e su Instagram e quanti like, perché una cosa è mettere veramente il like col pollicione. Quello è facile, perché io sono a casa sul divano o nel letto e metto un like. Ma le persone che scelgono di venirti a vedere un concerto ti scelgono. E quindi ai ragazzi dico, cioè a chi vuol fare questa musica qua, di mettersi nella condizione di essere scelti, che vuol dire farsi il mazzo, avere la possibilità di farlo. Perché purtroppo la verità è questa, ci sono meno posti in cui suonare, anche se di musica abbiamo sempre bisogno e la gente ha voglia di vedere i concerti, tra l'altro. Chiaro. E Daniel, invece, che consiglio daresti a un ragazzo, una ragazza che magari vogliono intraprendere di mestiere, vogliono fare l'artista perché sono degli artisti e quindi vorrebbero farlo e vivere di quello? Che suggerimento daresti? Se tu partissi oggi, cosa faresti? Io probabilmente farei quello che dicevo prima, se ora sono giovane, probabilmente imparerei il prima possibile a lavorare sul digitale, usare questa nuova tecnologia che ormai non è più neanche il futuro, però le cose si stanno spostando in questa direzione e si stanno creando anche proprio nuove forme di raccontare le cose. Io direi che il mio interesse principale è la narrazione tra le immagini, cioè io lo vedo così, il fumetto, l'animazione, anche questi progetti con la musica, io sempre cerco di raccontare una storia tramite immagini. Per me il fumetto è questo, per ragazzi giovani che iniziano oggi a fare i fumetti c'è un bel vantaggio perché grazie all'internet puoi vedere tutto quello che c'è nel mondo di fumetto, molto più facile che per generazione mia, c'erano ancora le riviste, però era molto più difficile vedere alcuni autori, trovare le cose nuove. Era anche bello perché facevi questa ricerca un po'. C'era la stessa cosa con i dischi, perché dovevi avere proprio il disco, il fisico oggetto. Tanti non arrivavano, poi c'era sempre qualcuno che portava qualcosa da fuori, eccetera. Comunque era tutta un'altra cultura. Dovevi Oggi essere un po' Indiana Jones per trovare il disco giusto, il fumetto giusto. se uno faceva un viaggio all'estero, viaggiava sempre con una lista di dischi che doveva portare, di fumetti che doveva comprare, e poi questo c'era proprio una comunità di persone che tra loro scambiavano queste cose, queste informazioni. Questo oggi c'è internet. Cioè, io non dico che era diverso e basta. Anche così nel disegno, per i ragazzi,
è anche molto più facile far vedere quello che stanno facendo. Una volta mettevi cose in busta, le spedivi fisicamente sperando che qualche editore lo aprirà, oppure dovevi viaggiare proprio con portfolio sotto mano per far vedere le tue opere a qualcuno. Oggi mi sa che tutto questo è più diretto, e questo è bello, questo è importante. E poi sì, io penso che proprio questa cosa, questa esperienza con questo progetto, chiamiamolo digitale, e questa collaborazione, per me è una cosa completamente nuova e spero tanto di poter continuare la ricerca in questo nuovo linguaggio. Stavo spulciando qui. E quando verranno droppati i prossimi? Avete un calendario, o è a sorpresa? Come funziona? È a sorpresa, ma sarà con continuità e anche a breve, quindi adesso, come dire, ci ambientiamo, è come aprire per la prima volta una casa nuova, quindi adesso stiamo facendo entrare aria, piano piano cominciamo a mettere i pezzi dentro, ma con una certa frequenza, perché poi lo sai che come tutti gli spazi nuovi hai voglia di viverlo subito e subito tutto. Ti chiedono Luke Morris su YouTube, immagino, credo, nome d'arte, no? Insomma, ti dice: grande busta, quando un nuovo disco dei Subsonica? Cioè, ho visto questa richiesta ricorrente. Quando finiamo tutto quello che abbiamo promesso rispetto ai live, la pandemia ci ha stoppato all'alba di un tour nei club, poi ci sarebbe stato un estivo, un tour nei teatri, quindi ci sono ancora tante promesse che abbiamo fatto, tra l'altro anche tanti biglietti venduti, quindi adesso noi faremo questo estivo, ritorneremo nei club appena ridanno la capienza sufficiente per non lasciare nessuno fuori, naturalmente, perché questo è importante, e poi ci concentreremo sul resto. Invece, diciamo, i prossimi passi, oltre a quello che avete già prodotto come NFT, da qua ai prossimi 12 mesi, che cosa succederà? E ero anche curioso di capire se poi estenderete la collaborazione magari ad altre attività che non sia necessariamente questa. Ma sarebbe molto bello, almeno per quello che riguarda me, e lo dico a Daniel, sarebbe molto bello se potessimo dare continuità e credo, insomma, che siamo contenti di quello che abbiamo fatto, quindi ci viene voglia. Io penso adesso, ma lo dico ad alta voce, sto facendo una riflessione adesso, come dire, condivisa tra noi tre e tutti quelli che stanno ascoltando. Forse potrebbe essere bello l'idea del quadrato, perché poi non abbiamo detto che cos'è questo quadrato magico, è questo simbolo iconico, cabalistico che c'è dall'inizio dell'umanità, per cui le celle numeriche sono composte da numeri che non si ripetono mai, ma ogni riga, ogni linea, ogni diagonale dà sempre 65 come risultato. Sono simboli ancestrali, simboli che venivano incisi sull'else delle spade per augurare vittoria e protezione. E quindi è stato, insomma, anche un viaggio bello scoprire il significato dei numeri, viaggiare nei numeri. Dare un significato alla musica, per esempio, per me ha significato che se la cella dell'11, allora 65 è la somma, quindi 65 il BPM, ma la cella 11 come faccio a convertirla in musica? Va bene, faccio una cellula melodica che dura 11 quarti, quindi c'è tutta la somma. Le opere possono viaggiare da sole, possono stare insieme, può viaggiarne una all'infinito, possono essere messe tutte insieme e condensate e tutto suona armonico. Quindi è stato un viaggio bellissimo. Potrebbe essere bello giocare con altri quadrati, non con lo stesso concetto. Quindi a quel punto diventa una sfida. Questo numericamente l'abbiamo fatto giocando così. Ora scegliamo il quadrato del 7, il quadrato del 3. Che cosa significa lavorare, dare un suono e un'immagine al quadrato del 3? E lì parte un bel viaggio. Siete dei pazzi furiosi. Io non saprei neanche da dove cominciare a mettere Ma neanche insieme. noi, questa è la cosa bella. Lo trovo di una difficoltà pazzesca, pazzesca, ecco. E Daniel, i tuoi prossimi progetti, oltre a questa collaborazione e oltre a un grande party a Montepulciano a base di rosso, che immagino ci sarà la prossima settimana, hai qualcosa di interessante che bolle in pentola?
No, come diceva Davide, a me piacerebbe tanto continuare questa collaborazione, questo tipo di... Io dico spesso sperimento, io sperimento vedo come una cosa positiva, cioè come una ricerca, come modo di cercare qualcosa, trovare, non importa. Però proprio il processo è molto bello. Poi sì, come sempre, io lavoro su una o due graphic novel e ho anche un progetto di un'animazione breve, di un film di animazione di 12 minuti che sto finendo proprio queste settimane. Wow, non vi fate mancare niente. Vi consigliate per la community un libro assolutamente da leggere o un film o una serie televisiva che avete visto in questo periodo che pensate, wow, questa è assolutamente utile, interessante, di ispirazione, qualcosa che vi ha colpito? La mia community è sempre interessata alla dieta mediatica, delle persone con cui chiacchiero. Chi parte? Davide ce l'ha, dai, una lista No, infinita. ce Cioè l'ho, che... sto scegliendo solo cioè non mi ricordo il titolo esatto, Ah, aspetta, arrivo, libro o serie? Adesso tutte e due, adesso arrivo col A libro. tutte e due. Io intanto Il libro è anticipo di un Roy libro. Lewis, ah no, Ah? scusa, No, no, vai, vai, vai. perdonami. Pleistocene, aspetta, perché non, però sono un coglione e non mi ricordo i titoli. Ah, ok. Arrivo, Pleistocene. Vado su Daniel se hai qualcosa, Daniel, mentre Davide cerca. Ma mi hai un po'. Ora sto pensando. Fatto, io ce l'ho. Sono pronto. Allora parto Ce io. l'hai, ok, Davide ce l'ha. Allora, vabbè, su serie ho visto Rotten, che non avevo visto, che è questo documentario su Netflix, dove raccontano tutte la catena alimentare che cosa porta. Tipo, per esempio, il primo episodio è la guerra degli avocado. Ah. E ho scoperto che è come fosse, cioè, il pregio del Blood Diamond. Cioè, il fatto che noi mangiamo molto salutarmente salmone e avocado come se non ci fosse un futuro crea morti, povertà, rapimenti, omicidi, una roba incredibile. Sono tutte queste storie, naturalmente, che non sappiamo, ma la globalizzazione ha portato un cambiamento grande. Se voi pensate che fino a 50 anni fa gli avocati erano coltivati veramente in una molto più limitatamente a livello di spazio e di ettari e di acri. E adesso si è scatenata una guerra incredibile, che tra l'altro è una guerra violentissima, gestita anche per esempio dai cartelli in Messico, quindi il cartello di droga, poi è anche il cartello dell'avocado, che fa ridere questa roba detta così, ma è molto, molto tosta, quindi è una storia molto affascinante. E Open. invece, parlando di umanità, siccome è varia ed eventuale, negli anni 70 c'era questo libro, che era quindi uscito veramente tanto tempo fa, lui è Roy Lewis, in Italia è uscito per Adelphi. Il cui titolo è Il più grande uomo scimmia del Pleistocene. Il più grande uomo scimmia del Pleistocene è uno dei libri più divertenti che possiate leggere, perché è praticamente la biografia del primo uomo, di uno dei primi uomini intelligenti del Pleistocene, scritta dal figlio nel Pleistocene. Quindi con questo espediente è un libro comico che ti fa fare delle riflessioni sulla vita strepitose, ed è un libro di una profondità e di una bellezza e un divertimento. È leggero, è divertente, è profondo, è amaro, ti fa sorridere, ma è eccezionale. Quindi Roy Lewis, il più grande No. uomo scimmia del Pleistocene. Me lo vado a recuperare. Daniel, vale anche un artista che puoi suggerire? E Davide, mi chiedono anche ovviamente un gruppo musicale o artista che ti sembra particolarmente figo in questo momento. Ma io ultimamente la cosa che mi ha colpito molto era quella serie Small Axe di Steve McQueen, una cosa che parla di comunità erano immigrati di Caraibi a Ah, Londra dopo la sì. Seconda Guerra Mondiale. Anche una colonna sonora molto bella. E poi io sono grande. Cioè, per me il lavoro di regista Steve McQueen è in generale molto importante. Per me il suo film Hunger mi ha colpito tantissimo, anche proprio il suo modo di
cambiare il modo di raccontare la storia, cioè la sta raccontando in modo molto innovativo, molto diverso da quelli tradizionali. Ecco, quello è, poi libri, sì, sto leggendo proprio un libro su, è scritto da un autore croato, Andrea Matošević, praticamente è una studia di un sciopero di, come si dice, nella miniera in Istria, nella città di Labin, dove hanno creato per 35 giorni, per un periodo pochissimo, negli anni 20, proprio prima del fascismo, hanno creato questa, diciamo, la Repubblica, un spazio libero. Ci sono che però, ecco, è durato pochissimo, però è rimasto come un esempio di possibilità di persone che riescono, quando si mettono insieme, a creare un sistema. Cioè, praticamente l'idea è che non c'è bisogno di questi sistemi sovrapposti, invece gente si può organizzare da sola, se c'è la Auto-organizzazione. possibilità, se riescono a difendere questo loro spazio. Loro sono riusciti a difenderlo per 35 giorni. Cioè un evento molto molto piccolo, però molto importante. Molto Molto significativo. significativo. Davide, Davide, hai qualche qualche artista artista che reputi particolarmente interessante, nuovi talenti o gente che dice, ah, wow, questi spaccano. Hai visto qualcosa di interessante ultimamente, musicalmente parlando? Guarda, anche lì vado a vedere sulle mie piattaforme di streaming che A cosa parte Milan sto. Kanjovic da Brighton che suona il flauto traverso, ma dico a parte questi grandi talenti. Guarda, ultimamente un pochino devo dire che non ascolto cose affascinanti, tant'è che, per esempio, se devo pensare al pop, sto andando a riascoltare tutta quella parte di pop un pochino più intelligente, possiamo dire, senza offendere nessuno, che era parte degli anni 8, dei primi anni 80, e quindi sto pensando agli XTC soprattutto, che sto riascoltando tantissimo, tutto il lavoro che ha fatto Brian Eno, per esempio, che continua a rimanere uno dei miei preferiti. Sto ascoltando, guarda, sto guardando un pochino tra gli ascolti vari ed eventuali. Però cose affascinanti onestamente non ne ho trovate. Ascolto sempre le mie elettroniche, le mie playlist ascolto tanto reggae. Se devo ascoltare il pop, ecco, al posto del pop sto ascoltando un sacco di reggae. Questo mi hai veramente sorpreso. Perché? Perché il reggae, a parte che ha un ritmo meraviglioso, e tanta della musica che ascoltiamo adesso, anche la trap, deriva comunque da un movimento che è legato alla drum and bass, al concetto di drum and bass giamaicano. E poi il reggae ha questa potenza nelle melodie incredibile, cioè le migliori melodie, tant'è che adesso anche il pop in Italia se lo sta, come dire, cannibalizzando il più possibile, e diventa una sfida meravigliosa riappropriarsi di un linguaggio che i giamaicani sanno fare le melodie, non so come dirla più facilmente, ma le fanno proprio belle. Ti rimangono in testa, le canti, sono arie, se vogliamo Super, parlare di musica classica. molto bene. Sentite, ci dobbiamo fermare qua. È stato molto interessante. In bocca al lupo per ovviamente questo progetto e i vostri progetti. Makersplace.com/busta lo trovate qua. Ho fatto girare questo sottopancino. Così se volete andare a dargli un'occhiata, trovate lì e troverete lì tutti i prossimi NFT. E Daniel, alla prossima occasione, insomma, ci si incrocia e insieme a Davide. Sì, fate un ritrovo a Montalcino Montepulciano, io ci sono, ecco. Se lo si fa lì, io Tu arrivo. guardi che devi riuscire a tornare dall'Inghilterra, il che non è così Esatto, facile. adesso quello è il problema. Lavora su quello e poi ci Con i si miei incontra volentieri. 70 tamponi qua, di là, cioè questo, appena si riesce, però organizziamo. In bocca al lupo per tutto e complimenti davvero. Ciao Grazie Davide. dell'ospitalità. Alla prossima. Ciao, Ciao, ciao. ciao a tutti. Ciao.